Ragazze, rieccomi qui, questa volta con un video tag. È la prima volta che vi propongo un video tag. Mi ritrovo su YouTube a vedere appunto una delle mie youtuber preferite, in questo caso parlo di Genina Makeup, e ho visto che ha proposto un video tag carinissimo dove ha preso ispirazione appunto sempre da video di origini americane, se non erro, e lei ha tradotto queste varie domande a cui anche io andrò a rispondere e appunto ha preparato questo video tag che a me mi è piaciuto tantissimo e quindi ho deciso di proporvelo anche io. E quindi partiamo subito con le domande. Allora, la prima domanda che viene proposta appunto per questo video è candela preferita. Allora, devo dire che questa per me è una domanda molto difficile. Io comunque sono una patita di candele e per chi mi conosce già da tempi passati sa benissimo che io amo tantissimo le candele. Principalmente le collezionavo in base alle forme o comunque come erano decorate, come erano proprio esposte, quindi cioè comunque mi piaceva moltissimo la candela più che altro da esposizione. Pian piano crescendo invece ho incominciato a prediligere le candele profumate e comunque da poco ho conosciuto le Yankee Candle, sì, perché non le conoscevo, lo so, sono una delle poche probabilmente, e mi sono appassionata delle tarte praticamente. Un giorno ero con una mia amica che saluto, che sicuramente mi sta vedendo, un bacione, ciao Michela, e quindi ci ritrovavamo in un negozietto carinissimo dove lei mi ha portato e ho fatto scorta anch'io per la prima volta di queste tarte di Yankee Candle. E quella che vi mostro, che è quella che mi ha fatto proprio impazzire, è la Vanilla Cupcake, questa qui, che è di una profumazione unica. Devo dire che mi sono veramente appassionata di queste candele perché veramente riescono a fare un odore in tutta casa assurdo, magnifico, a parte che poi questa qui ti viene anche voglia di mangiarla, però comunque devo dire che è veramente molto buona, e per chi è come me che ancora non le conosce, ma penso proprio di no, ve la straconsiglio perché mi piace tantissimo. Poi, seconda domanda. Allora, caffè, tè o cioccolata calda? Io devo dire che sono tre bevande che io bevo, però se devo fare una scelta, assolutamente cioccolata calda. Io mi ammazzerei di cioccolata calda la sera. Spesso e volentieri con il mio fidanzato appunto ci facciamo la cioccolata calda, e poi da quanto ho comprato la Thermal Mug è sicuramente un modo carino per appunto bere una cioccolata calda. Infatti poco tempo fa mi ho messo una foto su Instagram dove vi mostravo che appunto avevo dato inizio alla stagione delle cioccolate calde, perché io sono veramente malata di cioccolate calde. E beh, sicuramente quella mia preferita, la Ciobaro, il gusto classico, le ho provate tante. Ho visto che anche molti di voi gentilmente mi hanno consigliato altri marchi di cioccolata calda che proverò sicuramente, perché sono una strapatita. E terza domanda: il ricordo più bello che hai legato all'autunno? Beh, io come vi ho già detto sono siciliana e comunque quando ero bambina, si avvicinava questa stagione, spesso e volentieri andavamo con mia mamma a comprare le castagne calde. Non so se succede da voi, però comunque da noi c'erano proprio una sorta di chioschetti dove appunto vendevano queste castagne calde, e appunto dove noi andavamo ad acquistarle per poi mangiarle. Era, mamma mia, era un impazzivo. Comunque spesso le compravamo anche crude, le facevamo a casa perché avevamo tipo la padella per fare le castagne, cosa che ormai non faccio più. Però appunto se devo ricordare qualcosa attinente appunto a questo periodo, sicuramente quando andavamo a mangiare le castagne. E poi make up, trend preferito, labbra scure o eyeliner allungato? Io non ho mai amato le labbra scure, effettivamente è una cosa che un po' mi incuriosisce, però allo stesso tempo non mi attrae, quindi non ho mai optato tingere le mie labbra con tonalità scure, quindi comunque sicuramente prediligo per l'eyeliner allungato, che neanche quello sono capace a mettere, però sicuramente se devo fare una scelta meglio l'eyeliner allungato. Poi profumo preferito per l'autunno, beh sicuramente per riallacciarmi appunto al discorso che facevo prima, quello delle castagne, perché chi ha avuto la possibilità di sentire l'odore di castagne, ma penso un po' tutte, sanno, cioè almeno per quanto mi riguarda personalmente, hanno un odore fantastico, cioè mi fanno venire un acquolino ogni volta che le sento, e quindi sicuramente le castagne, la profumazione delle castagne è veramente quella che mi piace di più in autunno. Poi cibo preferito del giorno di ringraziamento, appunto come vi dicevo prima
è un video di origini americane, noi non abbiamo il giorno del ringraziamento, però comunque se devo scegliere come cibo preferito di questo periodo, vi posso dire che da me, sempre in Sicilia, ci sono, c'è il periodo delle zeppole, che sono delle sorte di pastelle zuccherate che all'interno mettono Nutella o comunque lasciano semplice, quindi sicuramente se devo scegliere un cibo vi straconsiglio, se vi ritrovate in Sicilia o se magari da voi le fanno, io non lo so, magari le chiamano in un altro modo, vi consiglio le zeppole che io adoro, che poi fanno anche salate con le alici dentro, se non sbaglio, non mi ricordo cos'altro. Poi, com'è il tempo in autunno dove vivi tu? Beh, qui a Roma che posso dire? Piove? Piove ancora, per fortuna la stagione delle piogge non è iniziata, però spesso e volentieri qui a Roma comunque piove, quindi mi tocca beccarmi la pioggia spesso e volentieri. Poi il maglione più indossato. Beh, sicuramente il maglione che io stra-adoro in assoluto per l'autunno, mezza stagione, è questo qui che ha proposto l'anno scorso The Zenis. È bellissimo perché mi piace che ha questa vela, appunto è velato qui sul colletto, e poi sotto è tutto più strapieno di pois, molto carino, ed è con la manica appunto mezza manichina. Mi piace tanto, lo trovo carinissimo e molto chic come maglioncino, sia abbinato magari con un pantalone senape, un pantalone nero o anche semplicemente un jeans, mi piace veramente tanto. Però comunque dell'anno scorso, quindi se chi di voi non è stata fortunata a trovarlo, mi dispiace, non è più in vendita. Poi smalto preferito, allora di questo smalto vi ho già parlato nel secondo video che feci sui miei smalti preferiti, ed è questo bordeaux della Kiko, della linea Quick Dry, è il numero 811. Vi ho già detto che questo era per me il bordeaux per eccellenza e ve lo rimostro perché secondo me è meglio del bordeaux, non esiste nessun colore che più rappresenti l'autunno, mi piace tantissimo, ha questa tonalità calda che comunque è, non lo so, elegante, mi piace veramente tanto, e quindi sicuramente questo è il colore che più utilizzo in autunno. Poi, partita di calcio o un salto in un mucchio di foglie? Beh, devo dire che il salto nel mucchio di foglie mi attrae tantissimo, però una passione che sicuramente condivido con il mio fidanzato in questo periodo soprattutto, anche se spesso e volentieri a volte ne farei anche a meno, è quella delle partite di calcio. Beh sì, perché il mio fidanzato è stratifoso della Roma, e quindi comunque spesso e volentieri ci ritroviamo allo stadio con le sciarpone, visto che questo è il periodo, con le sciarpone, con i cappelli attinenti alla squadra di calcio, andiamo ben volentieri a guardare appunto la Roma. Poi il skinny jeans o leggings? Devo dire meglio leggings, sicuramente un capo un po' più comodo, che comunque sia aderente ma allo stesso tempo rimane morbido, e poi mi piace molto perché l'abbino ai dei caldi e lunghi maglioni, e quindi sicuramente preferisco i leggings, soprattutto visto che l'anno scorso è nata questa mania dei leggings a fantasia, quindi sicuramente mi posso far vedere questo qui che me l'hanno regalato per il compleanno delle due mie carissime amiche, e quindi questi qui sicuramente i leggings a fantasia da abbinare appunto a questi pullover oversize a tinte unite molto caldi, che mi piace appunto contrastare a questi leggings a fantasia. Poi scusate che mi si è spento il cellulare, ok sì, UGG o compact boots? Sicuramente gli UGG. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di trovarli a Praga, questi qui corti che cercavo tantissimo in blu con questa pellicetta che io stra adoro, mi piace tantissimo, mi piacciono tantissimo come stivali, sono caldissimi, io per esempio a me a Praga mi hanno veramente letteralmente salvato, mi piacciono tanto e sicuramente sono molto carini appunto anche abbinati a questi leggings a fantasia o comunque a dei jeans aderentini, mi piacciono molto. Poi l'altra è: la zucca vale la sua fama? Beh, devo dire che Halloween ormai è passato da pochi giorni, già siamo a novembre, però quello che vi posso dire è che sicuramente la zucca vale la sua fama, sì, perché io ad Halloween penso e paragono la zucca come simbolo di Halloween, e poi anche perché, non so voi, però per esempio la zucca, che appunto in questo periodo la si vede spesso, io la utilizzavo quando ero piccola per fare proprio, facevamo insieme alla mia famiglia la pasta fatta in casa, e molto spesso mettevamo appunto la zucca, scusate, nell'impasto, e quindi facciamo appunto queste paste fresche fatte in casa con la zucca, al sapore di zucca, o comunque proprio delle vellutate alla zucca, e quindi sì, sicuramente la zucca vale la sua fama.
Poi, programma TV autunnale preferito, io non ho dei programmi preferiti, più che altro sono più per le serie televisive. E, se vi posso parlare di serie televisive, beh, sicuramente da un po' di anni a questa parte una delle mie serie preferite è The Pretty Little Liars. Adesso siamo arrivati alla quinta stagione, se non sbaglio, e devo dire che appunto è un telefilm che unisce il thriller con... appunto un po' di moda, un po' di argomenti giovanili, e quindi comunque l'insieme di tutto, e devo dire che è un telefilm che mi piace moltissimo, quindi chi non l'ha visto ve lo straconsiglio. Poi, quale canzone ti fa entrare davvero nello spirito dell'autunno? Più che dello spirito dell'autunno, io quando appunto si avvicina mese di novembre, c'è una certa canzoncina che mi rimbomba in testa ed è Happy Birthday to You, to me anzi in questo caso, perché sì, si avvicina il mio compleanno, l'8 novembre è il mio compleanno, e quindi sicuramente la canzone che più penso in questo periodo è appunto quella di Buon Compleanno. Allora, le domande sono finite, sì, sono 15, giusto? Quindi puoi prendere questo video tag e tutto, io vi ringrazio, spero che questo sia stato anche un modo per conoscermi un pochino di più, e vi aspetto come sempre per il prossimo video, vi mando un grosso bacione, se vi è piaciuto pollice in su, un bacio, ciao!